Il Comune di Pescara è capofila della società temporanea di impresa che raggruppa partners interessati alle attività della pesca. Ci sono anche i comuni di Montesilvano e Città Sant'Angelo e tutte le principali organizzazioni a sostegno di questo settore. È uno dei tre progetti GAC, cioè gruppi di azione costiera che si sono costituiti in Abruzzo. Il GAC pescarese è stato denominato Pescara Mare e potrà gestire ben 1.200.000 euro di provenienza FEP, cioè Fondo Europeo della Pesca, affinché si possano svolgere una serie di attività a sostegno della marineria, attività che ci vengono descritte dall'assessore per lo sviluppo della marineria pescarese Vincenzo Serraiocco. Sono progetti che intervengono su quello che è la commercializzazione del nostro pescato, su quello che è la trasformazione di quello che viene pescato, sulla migliorare le attività della commercializzazione del pesce che qui a Pescara c'è, ma è difficile dargli un'organizzazione. Il GAC è la prima gruppo di azione costiera che siamo riusciti come attività politica a svolgerlo insieme ad altri enti e insieme ad altri partner. Il Comune di Pescara con la sua determinazione ha fatto sì che fosse capofila, mandatario, in modo da poter presentare questo progetto importante per la marineria. Lei ha colto l'occasione per dire ancora una volta sul problema del dragaggio che il Comune purtroppo ha scarse possibilità di azione, può solo osservare e stimolare. Quello che stiamo facendo, quello che il sindaco ha fatto, quello che l'amministrazione ha fatto al momento in cui si è resa conto che c'è un problema sistematico che non va risolto soltanto ad oggi. Sappiamo qual è la soluzione, oltre a quella di dragare, che è quella di portare a termine il PRP portuale, che è un'altra mia delega. Ad oggi sta ritornando voci ufficiose, ma ancora c'è l'ufficialità, il preliminare di VAS della Regione Abruzzo. Il preliminare di VAS che ci permetterà già dalla settimana prossima di stabilire il definitivo e di portarlo in giunta già giovedì prossimo. Quindi diciamo che quello che avevo dato come scadenza aprile del 2012 per l'adozione definitiva di questo ente del PRP portuale verrà rispettata se non anticipata.